Ciao a tutti. Come vi avevo promesso, facciamo una lezione sulla cervicale. Faremo una carrellata di esercizi sia a corpo libero che di stretching senza e con uso degli arti superiori. Potrete usare questa lezione per copiare e fare poi un numero di esercizi maggiore oppure rimettere la lezione per 2 o 3 volte consecutive, quindi ripartendo da capo e ripetendo gli esercizi. Infatti il numero degli esercizi non saranno molti, proprio per far sì che in pochi minuti e in poco tempo gli esercizi siano diversi e vari. Ok. Seduti su una sedia o su uno sgabello, iniziamo a fare sempre le nostre respirazioni. Innalzo gli arti superiori e li abbasso, cercando di far entrare bene l'aria. Una respirazione addominale diaframmatica vuol dire che ogni volta che noi inspiriamo l'aria, la pancia esce e ogni volta che buttiamo fuori l'aria, la pancia rientra. Quindi inspiro ed espiro. Inspiro, fuori la pancia ed espiro, rientra la pancia. Fermiamo le nostre mani sulle nostre cosce e incominciamo, tenendo le spalle completamente rilassate, a cedere con la testa in avanti. Flettiamo il capo, quindi sul piano sagittale. Espiro quando scendo con la testa, inspiro quando salgo. Senza esagerare con il movimento della testa per dietro alto, cerchiamo di sentire tutto il beneficio nell'allungamento dei muscoli flessori del collo. Partiamo ora con delle rotazioni, andremo a destra e a sinistra. Il movimento è lento anche perché se aumentiamo la velocità, l'esercizio potrebbe diventare fastidioso. Invece cerco il mio punto limite nella torsione senza girare con le spalle, senza girare con il busto. Nello stesso modo, portando la testa al centro, proseguiamo con le inclinazioni laterali. Quindi quando la testa cede avvicinandosi alla spalla, espiro. Inspiro salendo ed espiro scendendo. Ovviamente l'orecchio non arriverà alla spalla perché le spalle sono abbandonate e quindi non riuscirà a raggiungere, sento i muscoli del collo e del trapezio tirare dall'altra parte e rientro. Proviamo ora a forzare un pochettino il movimento. Metto le mani dietro la zona occipitale ed ecco la mia flessione in avanti. Inspiro, apro le braccia. Di nuovo la flessione, una leggera spinta delle mani contro la testa. E di nuovo inspiro. Rotazioni mano sotto il mento. Rimango i miei 10, anche 20 secondi. Ruotata e rientro, cambio dall'altra parte. Ecco, mentre eseguite dall'altra parte, ricordo che lo stretching è proprio un movimento assente, quindi una posizione che deve essere mantenuta per un tot di secondi e via via che rimango, il muscolo si allunga. E permette un acquisto di movimento in più, una leggera rotazione in questo caso in più. Stessa cosa lo facciamo con l'inclinazione, quindi metto il braccio sull'orecchio opposto e trascino la mia testa in contatto con la spalla. Lascio e ripeto dall'altra parte. Ecco, in questo movimento è importante come il braccio opposto sia abbandonato, ma la mano in appoggio alla coscia, tenendo completamente rilassata la parte controlaterale. E lascio anche in questo caso. Ritorno con gli esercizi dinamici, quindi la mia flessione anteroposteriore, sollevo la testa, alzo le braccia.
Scendo con la testa e le mani spariscono dietro il mio campo visivo. Teniamo i gomiti sempre piegati, quindi gli arti superiori, diciamo, in una posizione morbida, non distesa, né quando scendo né quando salgo. Inspiro ed espiro. Ultima volta, inspiro ed espiro. Torno con le mie mani sulle cosce, estendo un braccio laterale, ruoto la testa, guardo la mano, rientro, estendo dall'altra parte e rientro. Ancora. Rientro e dall'altra parte. Rientro. Vediamo le nostre flessioni. Allora alzo. E vado in flessione dalla parte opposta. Alzo l'altro braccio. Cambio ancora. Alzo l'ultimo. Ok. Testa libera, partendo con il mento in giù, eseguo una circonduzione completa del capo. Intorno alla testa, intorno, scusate, alle spalle. Cambio dall'altra parte. Ripetete l'esercizio ancora una volta, una rotazione da una parte e una rotazione dall'altra. Questi esercizi possono essere fatti tranquillamente al mattino appena svegli, anche prima ancora di alzarci proprio dal letto. Quindi ancora seduti dal letto, posso riattivare qualche minuto i miei muscoli della cervicale con questi semplici esercizi. Se li faccio invece che sono già alzata, ne approfitto e metto la sedia allo sgabello contro una parete, in modo tale da sentire ora l'appoggio dal bacino, le spalle, il dorso e la mia zona occipitale. Sappiamo benissimo che quando siamo in postura, la parte della zona lombare e la zona cervicale sono staccati dalla parete. Ora, se fossi in piedi, la zona lombare la sentirei molto più staccata dalla parete. Nella posizione da seduti, il nostro bacino va in retroversione ed è possibile che qualcuno di voi senta anche tutta la zona lombare in questo momento attaccata alla parete. Ma gli esercizi di questa lezione sono concentrati sulla zona cervicale, quindi ascolteremo questa distanza, mettiamo delle dita in senso trasversale tra la parete e il mio collo e verifico quant'è la distanza, quante sono le dita. Non devono essere più di 4, eh? Quindi se ho tutta, diciamo, se ho tutta la mano, compreso il pollice, la distanza è troppa. Se sono 3 o 4 dita vanno benissimo. Cerco di ridurre questo spazio. Come faccio? Retropulsione del capo. Abbasso il mento, cerco di guardare davanti a me, davanti ai miei piedi e lascio. Cosa sento? Tensione lungo tutta la colonna vertebrale. Ancora. Butto fuori l'aria e lascio. Quindi vi cerco anche un pochino di apnea espiratoria. Ancora prendo aria, butto fuori, tengo e lascio. L'ultima volta prendo un bel respiro e butto fuori l'aria scendendo in giù con il mento. E lascio, mi stacco dalla parete, abbandono le braccia per rilassare, alzo prima una spalla e poi quell'altra. In questo esercizio riattivo anche i fasci medi del trapezio. Quindi sollevo e rilasso, sollevo l'altra spalla e
e rilasso. L'esercizio di retropulsione lo ripetiamo, permette ai metameri delle vertebre di distanziarsi e quindi di allungare i muscoli profondi della cervicale. Appoggio, quindi sento il dorso, sento la zona occipitale, ho questa curva lordotica della cervicale, un bel respiro, espirando giù il mento, sento la curva ridursi, lascio, un bel respiro ed espiro, guardo in basso, tengo la spinta e lascio. Ancora, la testa ovviamente sento quasi che un rullare, no, del mio capo sul muro, lasciare. L'ultimo esercizio, l'ultima volta, allungo, allungo, verso l'alto, spingendo il mento in giù e lascio. Sento il movimento e quindi il lavoro fino alle prime parti dorsali e ripeto l'esercizio di prima, alzo una spalla e alzo l'altra, quindi vado a contrarre e a rilassare, a contrarre e a rilassare. Quindi oltre a sbloccare la nostra cervicale, questi esercizi vanno anche a tonificare un po' i muscoli della postura. Ultimo esercizio, metteremo le braccia a candeliere contro il muro, quindi ho sempre appoggiato la zona dorsale e la zona occipitale ed ora anche braccio e avambraccio. Salgo lentamente, mi fermo nel punto dove il gomito tende a staccarsi. E ritorno giù, risalgo e torno giù. Ora ripetiamo col controllo del mento, spingiamo un pochino il mento in giù, appena appena, e saliamo con le braccia. Sentite la difficoltà? Scendo. E una volta ancora, inspiro ed espiro e rilascio. Questo ultimo esercizio è stato sicuramente forte, quindi rilasso con delle circonduzioni, sento dietro i muscoli del collo e del dorso. Appoggio di nuovo le mani qua e sono pronta per ripetere un'altra volta il circuito. Buon lavoro!